Qual è la missione dell'Associazione Italiana Progeria e quali sono i progetti da realizzare che più avete a cuore? Beh, la nostra missione, diciamo, si compone di due parti principali. Una è la divulgazione scientifica per quello che riguarda la progeria, che è la mia malattia genetica. Dunque cerchiamo di fare una divulgazione scientifica quanto più precisa possibile, sia per i medici e per i ricercatori, ma anche per chiunque voglia ascoltarci. Dunque cerchiamo anche di rendere più accessibile quello che è tutto l'aspetto scientifico. E l'altro lato è quello proprio della ricerca, dunque noi Certo. cerchiamo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca. Attualmente i progetti di ricerca che stiamo sovvenzionando sono diversi, sia qui in Italia che all'estero. Dunque cerchiamo di basarci su quelle ricerche di base che cercano di scoprire dei meccanismi che ancora non si conoscono, o di capirli meglio perlomeno, sempre riguardo la progeria. E poi però siamo proprio anche indirizzati sul lato clinico, dunque sovvenzioniamo anche dei clinical trial con dei farmaci sperimentali. L'obiettivo è quello di arrivare a curare definitivamente la progeria, obiettivo che sembra quasi impossibile, ma che dagli ultimi studi fatti sembra non essere così lontano come si potrebbe pensare. Come hai vissuto questi mesi di pandemia e quali sono state le tue paure e preoccupazioni? Questi mesi di pandemia li ho vissuti, diciamo, tra il bene e il male. Male sicuramente perché siamo in pandemia, dunque penso a tutte le persone che sono state male, tutte le persone che ci hanno lasciato per la Certo. pandemia e a tutte le persone che comunque hanno avuto problemi riguardo il lavoro, riguardo proprio la crisi che si è creata, dunque male in questo senso. E ovviamente perché non posso vedere magari i miei amici come vorrei. Però dall'altro lato l'ho vissuta anche bene perché ho detto ok, siamo rinchiusi qui in casa, sfrutto al meglio questo tempo per fare, non so, qualche progetto, per leggere qualche libro, insomma, fare tutte quelle cose che magari durante la frenesia della vita quotidiana non abbiamo il tempo di fare. Sicuramente in questo ha aiutato molto la tecnologia, dunque Certo, è sì, è vero vero. che anche vedere gli amici, ok, non potevo vederli, però almeno, non so, magari con Zoom, con Skype, con questi nuovi mezzi, ci si può anche trovare in tanti, parlare, ridere, dunque non è stato proprio come essere isolati. Ho capito. Secondo te è giusto che tutti si vaccinano? Si vaccinano, scusa. Secondo me sì. Sarebbe giusto, ovviamente non c'è l'obbligo, Sì. dunque ognuno può scegliere da sé se vaccinarsi oppure no, e deve scattare qualcosa dentro. Devo dire, capisco le persone che hanno paura dei vaccini perché è stata fatta un'informazione non molto corretta. Purtroppo molti canali proprio di informazione, penso alla televisione, ai giornali, spesso hanno travisato molto quella che era la situazione, spesso hanno fatto titoloni con l'intento di fare scoop invece che di dare l'informazione corretta. Ovviamente non tutti, alcuni, però questi pochi hanno fatto danno, dunque molte persone capisco che siano anche impaurite, però il mio invito è quello di fare affidamento alla comunità scientifica. Perché la comunità scientifica è fatta di persone, dunque persone come me e te, come tutti noi, Certo. che sono in pandemia e che dunque anche loro hanno tutto l'interesse nel venirne fuori, hanno tutto l'interesse per fare il nostro bene. Dunque io credo sì, dovremmo vaccinarci tutti perché i dati ce lo dicono, i vaccini sono sicurissimi. Molto, molto, molto più di certi farmaci che usiamo anche tutti i giorni, magari, e soprattutto è stato provato che evitano i danni da Covid, quelli più gravi, e che riescono anche ad attutire molto il livello di infezione, dunque il fatto di trasmettere il virus. In passato hai mai vissuto un'esperienza legata ad un'emergenza?
sai come comportarti in caso di un'emergenza, appunto? Terremoto, alluvione o comunque una calamità naturale? Devo essere molto sincero, fortunatamente non mi è mai successo. Nel senso che anche i terremoti che ci sono stati, le alluvioni, hanno colpito anche vicino al mio territorio, ci hanno sempre sfiorato. Dunque, fortunatamente, non saprei quello che è l'esperienza. Sicuramente sono preparato per quel che riguarda magari il fatto pandemico, così, perché comunque essendo ora non più studente, però continuando a studiare la scienza, dunque la biologia, comunque ci si prepara anche a questo, dunque si fanno tutti i corsi di virologia, di microbiologia, e anche quando vai in laboratorio poi devi fare dei corsi di sicurezza, dunque cosa fare in caso succeda questo, in caso succeda quello, e in questo dunque sì. Ho la fortuna di conoscere molte persone che sono nell'ambito del primo soccorso, comunque della protezione civile. Dunque, diciamo, quello che potrebbe essere magari le norme da seguire mi sono familiari. Ecco, fortunatamente non le ho mai vissute in prima persona. Ho capito. Allora, intanto io voglio ringraziarla, ma soprattutto voglio congratularmi a nome mio e della redazione di Abla Proteggere sulla doppia laurea. Quindi complimenti davvero. Noi abbiamo terminato la nostra intervista. Niente, grazie e arrivederci. Grazie mille a te.